Grande vittoria per Matteo Cannucci nella 17esima parco corsa che si è svolta nel rinnovato Parco del Pionta, una vittoria arrivata davanti a Lorenzo Verni e Alessandro Tartaglini, mentre la sorpresa è venuta nella gara femminile in cui Roberta Bellardinelli ha conquistato la vittoria su Anna Nanu per pochi metri, era la favorita della gara, e al terzo posto invece Francesca Barneschi. Oltre 500 gli atleti tra competitivi, non competitivi e settore giovanile che hanno dato vita a una bellissima gara realizzata con lo spirito di pubblicizzare il bellissimo Parco del Pionta nel centro della città, oggetto di opera di riqualificazione dell'amministrazione comunale, come ha confermato la doppia presenza di sindaco e vice sindaco. Un bellissimo spettacolo di colori e di partecipazione, dagli atleti agonisti ai camminatori, per arrivare al settore giovanile che dopo la partenza hanno creato un lungo serpentone zigzagando anche nei luoghi più nascosti del parco in assenza di mezzi motorizzati. Il tutto davanti alle telecamere di Arezzo TV che ha cercato di documentare la bellezza di questa manifestazione e del Parco del Pionta. Nella gara dei veterani tutto si è deciso negli ultimi 200 metri, ha avuto la meglio Nottolini della WISP Abbadia San Salvatore su Basile dell'Atletica Futura e Frontani della Podistica Il Campino. Nella categoria argento vittoria di Marco Bruni dell'Atletica Ponticino, che un po' a sorpresa ha battuto l'umbro Mariangeli e il senese Barbetti, mentre nella categoria oro vittoria di Franco Bossi dell'Atletica Sinalunga sul compagno di squadra Salvatori e su Bignardi.